Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane. Oggi andremo a parlare di questo, faremo la review del MagSafe Battery Pack, che vi anticipo, non è positiva. Andiamo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZane, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZane.net, che attualmente è la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, ma anche la più scaricata d'Italia, ed è disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad. E vi ricordo ragazzi di seguirmi su Instagram a Mirko-Zane, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance ed andiamo a parlare di questo ragazzi, MagSafe Battery Pack, sulla bocca di tutti perché qualcuno lo trova utile, qualcuno lo trova inutilissimo e io sono uno di quelli che purtroppo lo trova inutilissimo ragazzi. Infatti oggi andremo a vedere la review completa di questo prodotto, vi spiegherò tutti i suoi punti di forza e purtroppo tutti i suoi punti deboli perché ne ha più dei punti di forza, ma direi subito di iniziare con il design ragazzi. Qui non si può dire assolutamente nulla, anche perché il prodotto è decisamente molto elegante. Policarbonato e al tatto, ragazzi, è fantastico. Dà un senso di compattezza molto, molto, molto serio. E, onestamente, è anche bello da vedere, proprio in stile Apple, bianco, molto minimal. Però ragazzi, essere bello esteticamente purtroppo ad un prodotto non basta assolutamente. Infatti vi dico già il primo difetto, perché questo prodotto è spesso 11 mm, ragazzi. 11 mm e voi direte vabbè ma 11 mm non sono tanti. No ragazzi, sono tantissimi, perché se voi confrontate un qualsiasi iPhone mai rilasciato con questo MagSafe Battery Pack, il MagSafe Battery Pack è spesso più di ogni altro smartphone che esiste sul pianeta. Cioè se voi lo collegate al vostro iPhone sarà più spesso dell'iPhone stesso ragazzi, è come se il vostro iPhone diventasse quasi tre volte più spesso. Non è piacevole, devo essere sincero, non è piacevole perché dà veramente fastidio, ma ne parleremo fra poco. Ora, cosa serve questo MagSafe Battery Pack? In sostanza è una ricarica wireless ma magnetica che sfrutta appunto la tecnologia MagSafe di Apple, quindi ricarica tramite induzione elettromagnetica la batteria dei nostri iPhone in questo caso, ma allo stesso tempo si collega tramite una calamita che lo tiene saldamente, tra virgolette, ancorato al nostro iPhone. Ora, parliamo appunto della calamita, iniziamo da questo. La calamita è molto forte al centro, quindi si collega veramente molto bene, devo dire che rispetto al wallet MagSafe ad esempio o allo stesso MagSafe con il classico cavo è molto più preciso perché si allinea perfettamente con la parte sottostante di iPhone. E alcuni mi hanno detto Mirko, ma perché hanno messo il logo sulla parte alta e non l'hanno messo al centro sull'accessorio? Perché il logo ragazzi va praticamente a specchio con la melina che c'è al di sotto, perché su iPhone si va ad allineare perfettamente la melina stampata sul retro con la melina del MagSafe, quindi diciamo che Apple l'ha voluto fare per una questione di equilibrio visivo e ha fatto bene secondo me. Però questa calamita sui bordi ragazzi fa veramente schifo, cioè io sono obiettivissimo ragazzi, fa veramente schifo e ve lo dico perché quando voi collegate questa batteria e la tirate fuori dalla tasca insieme ad iPhone oppure tenete in mano il vostro iPhone, la batteria sul retro tende a muoversi, a come posso dirlo senza essere molto pungente, a sculettare ragazzi, cioè proprio sculetta la batteria, la parte sottostante si muove veramente tantissimo e traballa addirittura su iPhone 12 Pro Max, perché fondamentalmente questo prodotto diciamo che il centro della sua potenza magnetica ce l'ha solamente nella parte appunto centrale, quindi nei bordi dove magari non ha questa presa fortissima tende a sgusciare via ed è proprio quello che dà fastidio, perché quando lo si tiene in mano si tende non a tenerlo dalla parte centrale ma magari anche un po' più abbassato e dà sicuramente fastidio 100%, cosa che non avviene però su iPhone 12 mini ragazzi, perché secondo me questo prodotto è fatto per il 12 mini, ma ci arriveremo fra poco. Altra cosa ragazzi, io vi giuro che non capisco come questo prodotto debba essere identificato come prodotto carico. Cioè sì, noi abbiamo qui sotto il LED di stato, ma
Quando noi colleghiamo il nostro MagSafe Battery Pack, anche quando raggiunge il 100%, non c'è una spia che diventa al momento, ripeto, verde o arancione, che ti faccia capire che è carico. C'è solo la classica spia arancione quando lo colleghiamo e ci dice che è in carica. Ma quando raggiunge il 100%, io vi giuro che se non apro il widget batteria sul mio iPhone, non riesco a capire se questo prodotto è carico oppure no. Apple, potevi mettere un LED verde o magari non si attiva? Io vi giuro che con me non funziona. Mai funzionato. Ah, dimenticavo, anche se poggiate il MagSafe Battery Pack sulla scrivania con iPhone collegato al minimo movimento di iPhone, praticamente la basetta si disallinea in questo caso, soprattutto, ripeto, nella parte sottostante. Oltretutto, ragazzi, in tasca è veramente scomodissimo, ingigantisce la tasca più del doppio, perché, come sappiamo, è più spesso di un classico iPhone, soprattutto degli iPhone 12, di tutta la gamma degli iPhone 12, è veramente scomodo e fastidioso. La vostra tasca diventerà veramente gigantesca, raga. Ma come si ricarica il MagSafe Battery Pack? Si ricarica in due modi. Il primo è il classico metodo, quindi cavo Lightning, ha una porta Lightning, si collega a una presa di corrente o al nostro Mac o a qualsiasi altro prodotto che rilascia elettricità e ovviamente si ricarica. L'altro metodo invece, che forse è quello più interessante perché si può fare in contemporanea con iPhone, e consiste in questo. Praticamente colleghiamo il nostro MagSafe al nostro iPhone e carichiamo il nostro iPhone con il classico cavo Lightning. L'elettricità passerà dal nostro iPhone e successivamente al MagSafe Battery Pack, e attiverà tra l'altro la prima ricarica inversa sugli iPhone 12, ragazzi, perché nessun prodotto Apple attualmente può condividere la sua carica con un altro prodotto, ed in questo caso invece succede perché iPhone 12 passa la sua energia al MagSafe Battery Pack in maniera wireless e magnetica e poi lo ricarica. Ora andiamo a parlare però di funzionalità positive, perché questa basetta, per quanto, diciamo, fino ad ora l'ho distrutta con la recensione, posso dire che una cosa positiva ce l'ha, ovvero che oltre a collegarsi magneticamente con i nuovi iPhone 12 mini, 12, 12 Pro e Pro Max, perché ricordo che è pienamente compatibile solo con questi dispositivi, con i vecchi dispositivi che supportano la ricarica wireless funziona lo stesso. Vi faccio un esempio: se io sono in possesso di un iPhone 8, un iPhone X, un qualsiasi iPhone che sfrutta la ricarica wireless, questo MagSafe Battery Pack, non magneticamente ma come una classica basetta wireless, ricaricherà questi prodotti, comprendendo anche tutti i modelli di AirPods che sfruttano ovviamente la ricarica wireless, quindi le AirPods di seconda generazione e le AirPods Pro attualmente. Quindi diciamo che questo prodotto, se lo usate come basetta per la ricarica wireless, è veramente ottimo, ma 109 euro per fare solo questo mi sembra un po' esagerato. Ed infatti, ragazzi, parliamo di durata batteria, perché fino ad ora non ho parlato della batteria, che è il tasto dolente secondo me di questo MagSafe Battery Pack, diciamo il peggiore fra tutti i difetti che ho elencato, perché questo prodotto secondo me è fatto esclusivamente per iPhone 12 mini. E voi direte: perché, Mirko? E io vi dico, ragazzi, che è semplicissima la risposta, perché iPhone 12 Pro Max ha una batteria da 3800, beh, diciamo quasi 4000 mAh. Questa batteria è riuscita a ricaricare ovviamente al 100% solamente del 40% il mio iPhone 12 Pro Max. Ho fatto dei test e ve li mostro, ovviamente non ve li dico a voce come fa qualche mio collega, ma proprio fisicamente vi faccio vedere che la carica è iniziata più o meno intorno al 30% ed è terminata più o meno intorno al 70%, quindi diciamo che ha avuto una carica complessiva più o meno del 40%. Non è sufficiente assolutamente per ricaricare neanche completamente un iPhone 12 Pro Max, e tra l'altro per 109 euro non avere neanche una ricarica completa mi sembra un po' assurdo. Comunque, cosa che non è così però, ed è all'opposto completo per iPhone 12 mini, ragazzi, perché iPhone 12 mini, avendo una batteria nettamente più piccola di iPhone 12 Pro Max, con il MagSafe Battery Pack riusciamo a coprire l'intera durata della batteria. Il test ve lo mostro proprio in questo momento, sono partito più o meno anche qui dal 30% ed è arrivato alla fine, era più o meno al 90%, con ancora residuo il più o meno 20-30% sul MagSafe Battery Pack. Questo vuol dire che effettivamente stava arrivando al 100% e quindi avrebbe completato la carica. Oltretutto, esteticamente sul mini ci sta molto molto meglio, quindi forse Apple questo prodotto l'ha pensato e disegnato per 12 mini e 12 al massimo, ma per i modelli Pro, ragazzi, cioè è assolutamente inutile. Qualcuno mi ha fatto un discorso su internet e mi ha detto: ma Apple lo sponsorizza come un prodotto che estende la durata batteria del tuo iPhone. Benissimo, ma il 40% sul mio iPhone 12 Pro Max non è estendere, perché io ho ricaricato il mio iPhone 12
Pro Max del 40% con questo, ma senza utilizzare il prodotto. Estendere vuol dire che magari io lo sto utilizzando nel frattempo, quindi estendo la mia carica durante l'utilizzo. Se io avessi utilizzato iPhone 12 Pro Max mentre era sotto carica con il MagSafe Battery Pack, fidatevi che avrei ricaricato il 20-25%. Quindi questo prodotto, tra l'altro a 109 euro, dato che ce ne sono migliaia che costano nettamente meno, e tra l'altro ve ne lascio uno qui sotto in descrizione, 35-36 euro 37 euro, e fa 4 ricariche, ragazzi, 4 ricariche al 12 mini e una e mezza da iPhone 12 Pro Max. Esattamente la stessa funzionalità, MagSafe, magnetico, ricarica wireless, non è solo marchiato Apple. E questo mi disturba un po' ogni volta, che Apple potrebbe fare un qualcosa di veramente utile e funzionale, ma lo fa ad un prezzo esagerato. Questo era da far costare, boh, 29 euro, 39 euro, perché se ricarica solo il mini completamente, mentre marche concorrenti alla metà della metà del prezzo ricaricano 3, 4, 5 volte uno smartphone come iPhone 12 mini, questo a cosa serve? Apple, questo a cosa serve? Allora ragazzi, arriviamo alla conclusione. Questo prodotto lo consiglio oppure no? Beh, se avete un iPhone 12 mini, perché no, ragazzi? Nel senso, sì, costa tanto, ma se volete qualità, questo è il prodotto giusto. Se invece avete un qualsiasi altro iPhone nuovo, quindi il 12, magari il 12 Pro e il 12 Pro Max, questo prodotto, ragazzi, non è affatto consigliato. O meglio, i test dicono che ricarica veramente pochissimo e non ne vale la pena. Vi ripeto, qui sotto in descrizione c'è un prodotto nettamente migliore che non mi hanno pagato, per dirlo. Cioè, è un prodotto che ho trovato a caso su Amazon e che tra l'altro proverò nelle prossime settimane confrontato con questo, quindi... Cioè, secondo me non ne vale la pena spendere 109 euro per un 40% di batteria. Cioè, no, assolutamente no. Ovviamente, ragazzi, fatemi sapere il vostro parere qui sotto nei commenti e fatemi sapere se anche voi lo avete acquistato e cosa ne pensate. Io, come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito, arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZain.net e... ciao! Io come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZain.net e... ciao! Scarica anche tu iAppZain, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZain ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.